Eccoci arrivati al momento dello sport, in particolare del calcio. E allora, proprio per parlare di calcio, cominciando dal Pescara, ma poi vedremo anche un'altra notizia che invece riguarda la Serie D. Allora, abbiamo in studio Enrico Giancarli. Buongiorno Ciao Enrico. Marina, ben trovata a te e gli amici che ci guardano all'ascolto. La domanda che voglio farti è, insomma, gli ultimi risultati del Pescara delineano un cambio di passo reale, effettivo, o c'è ancora da consolidare questo momento? Beh, sicuramente c'è da migliorare in ottica playoff, ma il Pescara della gestione Cascione in due partite ha raccolto sì 3 punti, la vittoria casalinga contro il Pontedera, ha perso la gara trasmessa in diretta da Rete 8 a Cesena 1-0, ma ha fatto vedere delle ottime cose, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione difensiva. Con il Cesena la sconfitta Marina è stata bugiarda perché il Pescara non aveva praticamente concesso nulla, solo da una disattenzione è nata la punizione nei minuti finali. Dove poi è arrivato il gol di Pierozzi, ma il Pescara le sue occasioni e anche tante limpide le aveva avute. Una è questa di Cuppone nel primo tempo, ma soprattutto quella della ripresa con Accornero che ha scheggiato il palo. Ora la parola d'ordine per il tecnico biancazzurro è quella di abbinare alla ritrovata fase difensiva anche più qualità in fase propositiva. La classifica dice che oggi il Pescara è sesto, con 6 punti di ritardo dal quinto posto del Gubbio, che diventano 7 perché il Pescara è messo male nello scontro diretto con la formazione del tecnico Braglia e quindi per arrivare quinti deve accadere un piccolo miracolo sportivo. Pescara comunque l'obbligo di crederci. Si ripartirà lunedì prossimo per i biancazzurri la gara contro la Virtus Entella. Virtus Entella, al pari della Juventus Under 23, dovrà recuperare una gara di campionato. La Juventus Under 23 con un successo potrebbe addirittura agganciare il Pescara al sesto posto. Oggi la ripresa degli allenamenti, poco fa è uscita la designazione arbitrale per il match di lunedì prossimo allo Stadio Adriatico. La gara sarà diretta da Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, un precedente con il Pescara. Nel finale della stagione scorsa è stato l'arbitro della trasferta dei biancazzurri a Picerno, la vittoria netta 3-0 con la concessione nel primo tempo di un calcio di rigore, fallo ai danni di Mero, l'ha realizzato poi da Facundo Lescano. Prima di passare all'Avezzano, ti faccio una domanda lampo. Per il Cesena, che praticamente ha doppiato in punti la seconda, sarà, oltre che essere naturalmente già promosso, sarà un campionato che si potrà giocare o sarà così un fuoco di paglia? No, ma io credo che il Cesena ha fatto qualcosa di straordinario. Parlavamo nel prepartita sia con Dellicarri sia con Artico, il direttore del Cesena, che le due realtà, Cesena e Pescara, vivevano una situazione un po' simile, Marina. Perché? Perché entrambe venivano da una cocente delusione nei calci di rigore delle rispettive semifinali playoff, con il Lecco, il Cesena, con il Foggia e il Pescara. Il Cesena poi, a differenza del Pescara, ha fatto qualcosa di straordinario in questo campionato, un cammino simile a quello del Catanzaro che è stato tanto decantato e con merito lo scorso anno, un Catanzaro che in B ha vinto ieri contro il Parma, sta facendo un campionato straordinario. Io credo che il Cesena, stadio stupendo, tifoseria top, dirigenza forte, idee tecniche molto chiare, possa recitare un ruolo da protagonista anche nel prossimo campionato. È chiaro che ora c'è da finire e da onorare al meglio il campionato di Serie C, perché poi il Cesena ha vinto praticamente tutto quest'anno, dovrà continuare a fare così anche per diciamo, non far sentire sfortunate le squadre che lo hanno incontrato prima della promozione direi in Serie B. E siamo alla Serie D, girone F. Notizia di oggi: le dimissioni dell'allenatore dell'Avezzano dopo il derby con l'Aquila. Insomma, c'è stata un po' questa decisione. Decisione arrivata dopo le delusioni dell'Avezzano nel derby contro l'Aquila. L'Aquila ha vinto 1-0, ma soprattutto l'Avezzano ha costruito poco o nulla nell'arco dei 90 minuti. Sono arrivate le dimissioni di Ferrazzoli, squadra che comunque è ancora in corsa per un posto playoff. È attesa tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani la decisione della società sulla nuova guida dell'Avezzano. È arrivato il comunicato della società che ha sostanzialmente preso atto delle dimissioni di Ferrazzoli, con la squadra che non aveva dato risposte alle sollecitazioni dell'ultimo periodo. È stato fatto un grande in bocca al lupo al tecnico biancoverde. Ricordiamo anche la contestazione forte da parte della tifoseria dopo la partita persa con l'Aquila. A proposito dell'Aquila, chiudo con una notazione di cronaca, Marina, perché domenica alle 15 allo stadio Gran Sasso d'Italia
ci sarà il big match contro la San Benedettese. Dato di qualche minuto fa, restano solo 270 tagliandi di tribuna a disposizione, curva sold out, attesi 5.000 spettatori per quella che è la partita che potrebbe lanciare l'Aquila verso il sogno Serie C. Indiscrezioni sul nuovo allenatore dell'Avezzano? Dal momento nulla, abbiamo fatto tutte le verifiche fino a qualche minuto fa, bocche cucite, bisogna attendere o il pomeriggio di oggi o la mattinata di domani.